Siamo con l'assessore Federico Canero, stiamo parlando di PORFESR 2016 e i prossimi anni. Alla fine ci sono stati già dei bandi nel 2016, ci sono anche forse dei finanziamenti da poter aggiungere per quelli che riguardano le piccole imprese e soprattutto una grossa collaborazione regione e parti sociali per i programmi futuri. Sì, diciamo che abbiamo preso spunto anche dagli ultimi bandi che abbiamo fatto per aumentare, diciamo, la concertazione con le parti sociali in maniera tale da programmare i prossimi bandi in maniera anche più aderente alle richieste, alla realtà, alle necessità delle imprese stesse. Abbiamo avuto un problema relativo in particolare al bando della manifattura, che rispetto a 5 milioni di euro messi a disposizione sono arrivati a domande per 77 milioni e quindi una grande richiesta da parte del territorio, e quindi assieme all'assessore Marcato abbiamo fatto una scelta politica importante, che è stata quella di mettere in aggiunta a queste 5 milioni altri 10 milioni di risorse di provenienza regionale, quindi che non c'entrano i PORFES, per scorrere questa graduatoria, perché vogliamo dare anche un riscontro a tutte quelle aziende che hanno presentato domanda e che rischiano di essere escluse proprio per l'alto numero di domande arrivate. Quindi, insomma, in sostanza credo che possiamo augurare un buon Natale a tutte le nostre imprese dicendo che i milioni a disposizione non saranno più 5 ma saranno 15 sul bando della manifattura. La scorsa tornata del bando di PORFES sono stati spesi tutti i soldi, c'erano delle preoccupazioni del riuscire a investire anche tutti i soldi di questa seconda tornata fino al 2020, ma in realtà la regione sta recuperando un gap temporale ma sta correndo e quindi non ci dovrebbe essere problemi. Sì, la buona notizia è che rispetto alla vecchia programmazione tutti i 448 milioni del vecchio programma PORFES 2007-2013 sono stati completamente spesi, anzi abbiamo un overbooking, possiamo parlare di addirittura un 105%, quindi lì siamo tranquilli. Per quanto riguarda la nuova programmazione, è vero che avevamo qualche ritardo, ma l'abbiamo recuperato benissimo. Nell'ultimo comitato di sorveglianza, con la presenza anche del dottor Nigri della Commissione europea, abbiamo definito anche quelle che erano le precisazioni che ci erano state chieste dalla Commissione sulla Smart Specialization System, cioè praticamente sulla RIS 3, che era quella relativa alla ricerca, all'innovazione. Loro chiedevano che queste risorse venissero puntate in maniera più precisa su alcune situazioni, lo abbiamo fatto, abbiamo già avuto l'ok informale della Commissione e quindi a breve, entro fine anno, saremmo anche riconosciuti, designati come autorità di gestione, il che significa che tutte le domande che le nostre imprese hanno fatto cominceremo a mandarle in Commissione europea e cominceremo ad avere la liquidazione di tutta questa rendicontazione. Quindi questo è l'aspetto più importante.